della legge. E ciao ragazzi, siamo tornati. Buonasera. Ciao ragazzi. Come state? Tutti bene? Oggi puntata davvero eccezionale. Parleremo intanto del famoso DDL Zan. Avete visto sui social, c'è una mobilitazione, molti influencer si sono fotografati con la scritta DDL Zan sulla mano. Che cosa significa? Che cosa comporterà la nuova legge, qualora dovesse essere ovviamente approvata? È vero che dire sei gay costituirà reato, mentre invece dire sei una prostituta non è reato, perché non è reato? E allora che differenza c'è tra una situazione e l'altra? Quali saranno i reati o quali saranno le conseguenze penali per chi offenderà una persona per via del proprio orientamento sessuale? Dopodiché parleremo delle nuove misure che il governo ha approvato, misure finalmente, possiamo dire, non restrittive ma di riapertura. Potremo tornare a giocare a calcetto, a calcio all'aperto, potremo tornare... Io no, calcetto. Assolutamente no, io però ci sono le piscine. Bravo. All'aperto, che a maggio si muore di freddo. Al 15 maggio potrò tornare in piscina, però immobilizzato dal freddo, perché il 15... Icebergato. E quindi dopodiché potremo tornare pure a mangiare ai ristoranti all'aperto, insomma vedremo pure di, parleremo pure di questo. E poi ci sono altre due news abbastanza interessanti, cioè si parla, almeno qualcuno ha chiesto la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa, la tassa sulla prima casa tanto odiata che il governo Renzi aveva tolto nel 2016, e c'è anche una novità purtroppo negativa sui conti correnti: torneremo a pagare una sorta di prelievo forzoso, come fu con il famoso governo Ciampi, che fece il prelievo forzoso, non negli stessi termini, in modo piuttosto diverso. E poi ovviamente ci saranno le nostre risposte alle consulenze. Quindi siete tutti pronti? Avete azionato? Ah no, quello è YouTube, la campanella degli avvisi, la devo dire su YouTube. No, bene ragazzi, cominciamo subito col DDL Zan. Allora, che cosa dice il DDL Zan? Ve lo dico in due parole e poi lascio la parola a Maurizio, che è più esperto di me in diritto penale. In buona sostanza è una norma, è un disegno di legge, quindi ancora non è una legge, non è ancora entrato in vigore, quindi quello che vi diciamo non è ancora valido, deve approvarlo la seconda Camera, cioè il Senato. Se il Senato lo approverà diventerà legge, se lo approverà con delle modifiche dovrà ritornare ai deputati e poi eventualmente valuteranno. Quindi ancora stiamo giocando a tennis. Ma in buona sostanza la sintesi di tutto quanto, quindi qualcuno vi chiede che cos'è il DDL Zan, glielo dite così, che è chiamata anche legge sull'omotransfobia, ma è una parola abbastanza difficile che ve la dovete segnare per ricordarvela. In pratica è una legge che punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi, oppure una multa fino a 6.000 euro, chi compie atti di discriminazione basati solo sull'orientamento sessuale. Quindi la norma non parla di discriminazione razziale, religiosa, oppure di qualsiasi altro tipo, politica, sociale, di qualsiasi, soltanto la discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Quindi dire, in buona sostanza, dire sei un gay con tono offensivo sarà reato, mentre invece dire quella persona è gay non sarà reato, perché chiaramente ciò che conta non saranno le parole che utilizzerete, ma il tono con cui le utilizzerete, o meglio il contesto in cui verranno proferite queste parole. Il che, comprendete bene, è apre le porte a una certa problematicità, perché innanzitutto bisognerà comprendere con che tono l'avete detto, ma stavate scherzando o stavate dicendo sul serio? Perché quante volte scherziamo e parliamo con una persona e diciamo ma sei proprio scemo? Pensate che secondo la Cassazione dire sei un coglione non è reato se è riferito al sei sprovveduto, sei un ingenuo. Mentre invece dirlo in senso offensivo, cioè sei un imbecille, è reato. Quindi la Cassazione entra nel significato che date alle parole. Coglione, nel senso di sprovveduto, ingenuo, persona con pochi artifici, allora non è dispregiativo, mentre invece nel senso di ingenuo lo è. Qui è nel senso, dicevo, di scemo, lo è. Quindi bisognerà capire anche se, come dite sei gay, sei gay in senso, o sei
omosessuale, chiaramente a seconda del sinonimo, è la stessa identica cosa, in un senso potrà essere reato, in un altro senso non lo sarà. Adesso, qual è le problematiche che poi magari Maurizio dirà meglio di me? Io illustro alcune problematiche, premesso che chiaramente i gay mi stanno assolutamente simpatici, anzi ritrovo delle persone dotate di una genialità in alcune situazioni davvero impressionante e sono particolarmente sensibili e simpatiche, quindi onde evitare che qualcuno possa accusarmi, ma io faccio un'analisi di tipo esclusivamente giuridico. Sapete che dire sei un negro non è reato? Già, dire sei un negro non è reato, perché il trattamento, diciamo, cioè la discriminazione razziale è un aggravante di un reato. Quindi, se c'è un reato base, voi applicate l'aggravante dell'odio razziale. Ma il semplice fatto di dire sei negro, un bastardo negro, non è reato. Potrebbe essere un'ingiuria, ma l'ingiuria non è un reato. Sapete che dire a una donna, anche se è una prostituta, sei una prostituta, non è reato? E questo perché l'ingiuria nel nostro ordinamento non è un reato. Questo vuol dire, e questo, su questo è l'aspetto più delicato del DDL Zan, che il DDL Zan fa una discriminazione, cioè nel voler punire le discriminazioni, fa una discriminazione, perché discrimina a favore dell'omosessuale, le persone di colore e tutte le altre situazioni. Per cui dire, che ne so, sei un comunista, sei un fascista, oppure sei un disgraziato, sei un mafioso, non è un reato, per quanto possa essere un'accusa altrettanto grave. Se qualcuno mi viene a dire l'avvocato greco, sei un mafioso, personalmente mi ritengo estremamente leso nella mia reputazione. Ma dire sei gay è reato. Perché? Perché? Perché chiaramente veniamo da un'epoca in cui abbiamo esagerato. I nostri predecessori, i film degli anni Ottanta, hanno realizzato uno stereotipo che quasi dipingeva il gay come lo scemo del villaggio, e abbiamo esagerato. E allora che succede? Che quando si esagera da un lato, si finisce a esagerare dall'altro. Ed ora stiamo esagerando in termini di eccessiva tutela, ma ai danni di chi? Di tutte le altre situazioni che potrebbero essere discriminatorie, come appunto le persone di colore, gli extracomunitari. Perché dire se un extracomunitario di me non è reato? Perché dire se una prostituta, se una put non è reato? Perché l'ingiuria nel 2016 è stata depenalizzata. Oggi rimane soltanto la diffamazione, cioè quando io parlo male di una persona alle sue spalle. Allora, parlare male di un gay in faccia al gay è reato. Parlare male di un avvocato dicendogli in faccia sei un mafioso non è reato. Io come avvocato mi sento discriminato, per dirne una, ma chiaramente potrebbero a maggior ragione le persone, gli immigrati, sentirsi discriminati e domani dire vogliamo anche noi il nostro posto, vogliamo anche noi che facciate un DDL Zan numero 2 in cui si dica negro di me è reato, e allora arriveranno tutte quante le altre categorie e diranno pure noi vogliamo essere tutelati. Allora facciamo così, ripristiniamo il reato di ingiuria, facciamo prima, quello è il punto sostanzialmente, che noi creiamo un buco a favore di una categoria che però obiettivamente è stata penalizzata per tutti questi anni, e in più creiamo un grosso potere alla magistratura, perché il giudice potrà sulla base della sola segnalazione della vittima condannare. Cioè se un omosessuale, per dire, ma facciamo il caso, ecco, per non parlare degli omosessuali, perché sennò sembra brutto e sembra che facciamo gli omofobi. Allora, immaginiamo che il DDL Zan, anziché dire, condannare la discriminazione sull'orientamento sessuale, lo faccia sulla questione razziale. Allora, se io dico a un immigrato, sei un negro, e lui va dal giudice a dire Angelo Greco mi ha detto sei un negro, basterebbe questo per condannarmi. E se magari l'immigrato mi ha chiesto un posto di lavoro e io gli ho detto no, non sono disponibile, e lui dice guarda che se non me lo dai io ti denuncio, allora io vado in carcere, finisco in carcere, o meglio, subisco un processo penale perché lui dice questo, e beh, sì,
Sì, c'è questo pericolo. Vi ricordate la prima puntata? Abbiamo detto che le dichiarazioni della vittima di un reato sono prova in un processo e quindi la vittima ha un grande potere. Una cosa è dire che la dichiarazione però della vittima in un reato di violenza sessuale fa prova e lì ci possono essere anche le conferme tangibili sulla violenza sul corpo, ma come fai a negare di aver detto una frase che rimane nell'aria? Allora, se è vero che le dichiarazioni della vittima fanno prova, stiamo dando un grandissimo potere. Ecco perché nel 2016 si preferì depenalizzare il reato di ingiuria, perché tutti venivano ingiuriati. Mentre invece la diffamazione no, se io parlo male di una persona in pubblico, c'è la testimonianza del pubblico, se lo faccio in una chat, ci sono gli screenshot. Ma se io vicino, trovo il mio vicino e gli dico che è proveniente da un'altra comunità, gli dico tu sei un immigrato di me, vattene nel tuo paese, e beh, di quello non rimane traccia. E se lui va dal giudice, dalla polizia a querelarmi, il rischio è per me di subire un'incriminazione penale. Quindi, lasciando perdere adesso il problema dell'omofobia, il problema è nell'ingiuria, cioè nell'offesa a una persona. Nell'offesa a una persona di una categoria particolare. E a quel punto tutte le altre categorie si risveglieranno. Allora diranno: dire sei un biondino è reato. Perché, oh, ragazzi, io da quando ero piccolino mi chiamavano: ah, sei il biondino! Perché io sto in Calabria, sono tutti, quasi tutti di colore scuro. Biondino era discriminatorio Angelo, nell'accezione. non ti dico che facevano con me. Eh beh, tu non hai avuto questo Avevo i problema. capelli così, ero Willis, il fratello di Arnold. Quindi, cioè, non so se mi Come spiego no, qual è il certo. problema da un punto di vista giuridico. Cioè, adesso lascio. Ah, scusami, finisco col dire un'altra cosa. Prima del DDL Zan è intervenuta la Cassazione. È intervenuta la Cassazione che disse in un'occasione in cui, quando ancora c'era l'ingiuria, dire a una. Assolse una persona che aveva offeso un'altra dicendo sei un ric, non vogliamo dire le parolacce. Cioè uno ricco che aveva i Sì, un soldi. ric, sei un gay. Gli disse: ma guarda, che se è vero che gay è una cosa normale e quindi non la vogliamo discriminare perché è una situazione normale, uno è etero e uno omosessuale, che differenza c'è? Allora dice: scusa, ma se non è vero, se non è. Se non è una cosa normale, non è neanche offensivo dirglielo. Tu gli stai dicendo come a me, stai dicendo: ah, ma tu sei biondo, beh, tu sei omosessuale. E la Cassazione in quell'occasione disse questo principio: dire gay non è il reato. Questo. Eccoci qua. Mi inquadri? Allora, va bene, Angelo, hai già detto tante cose, giusto un piccolo passo indietro, ma l'hai già detto. Ovviamente ancora questo DDL Zan, come hai già spiegato, non è una legge. È stata approvata alla Camera, adesso si è arenata al Senato perché, diciamo così, alcune forze politiche stanno, come dire, hanno congelato questo provvedimento. Quindi ancora non è legge. Che cosa fa questo DDL Zan? Giusto, aggiungo pochissimo a quello che hai già detto in maniera chiarissima. Il DDL Zan, che va ad incidere sul codice penale. Va ad incidere sul codice penale ed in particolare su due norme del codice penale che sono tra l'altro di recente introduzione, gli articoli 604 bis e 604 ter, che tutelano i diritti, i delitti contro le libertà. Sono queste due norme, in realtà il reato è uno solo e poi l'altra norma prevede delle aggravanti. Cosa dire? Innanzitutto, prima di sottolineare l'aspetto giuridico, una cosa che mi ha colpito, Angelo, che mi ha deluso e mi ha colpito in negativo. L'Italia è il paese nel quale le persone, gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, insomma, sono quelle che più degli altri hanno subito almeno una volta un atto di discriminazione o un atto di bullismo. È una cosa che mi ha veramente È colpito. vero, è vero, è L'hai vero, letto anche è tu, il vero. 74% di queste persone ha subito almeno una volta un atto di E discriminazione. siamo colpevoli, E siamo assolutamente colpevoli. l'Italia è il paese con più alto Perché tasso abbiamo di... una cultura molto bassa, Sì, perché sì, noi sì. discriminiamo, ma non soltanto l'omosessuale, discriminiamo anche la persona, l'extracomunitario, noi Certo. discriminiamo tutti, noi discriminiamo pure la persona che non può mangiare la salsiccia perché ah, sei un diverso,
Per l'italiano chiunque non certo. parla il suo stesso linguaggio è un diverso, quindi certo. è grave. Quindi è non una dobbiamo, cosa che mi ha molto amareggiato. Non dobbiamo tutelare solo gli omosessuali, ma tutte, a questo punto tutte le categorie. Arriveremo a tutelare anche i celiaci fra poco. Certo. Come, anche i celiaci, come perché tu non li puoi portare a pranzo con te o a cena con te perché gli devi fare il forno a parte, la tavola a parte. Sì, da questo punto di vista siamo molto inferiori. E io, se posso fare una parentesi, che già ho fatto chiaramente, avevo notato questa nostra inferiorità, la posso dire, la posso definire, quando feci l'Erasmus nel 93 in Francia. Quando mi andavo a confrontare con i compagni, con i colleghi universitari delle altre nazioni, notavo che su determinate questioni loro erano decisamente avanti, più avanti di noi. Capite perché? Vai, vai, Mauro. Sì. Capite perché con mio fratello non siamo mai andati da ancora continua a infastidirmi. No, scherzi a parte. E poi voglio dire una cosa prima di addentrarmi brevemente nell'aspetto giuridico, perché devo aggiungere veramente pochissimo. Prima di discriminare una persona, in questo caso per motivi, diciamo, di natura sessuale, che attengono alla sfera sessuale, ma vogliamo pensare la sofferenza che c'è dietro chi compie un percorso di vita che lo porta a realizzare una sua particolarità nella sfera sessuale, che gli crea inevitabilmente dei disagi. Prima di discriminare, di guardare con l'occhio un po', cerchiamo pure di capire che a volte queste persone soffrono tanto e quindi vanno rispettate più degli altri. DDL Zan, diciamo la verità, diciamo che se vogliamo questa norma del codice penale che ha abrogato una legge del 75 che già puniva alcune condotte, una legge del 75 che, come tu mi insegni, è la legge che ha ratificato la Convenzione di New York sulle lotte a ogni forma di discriminazione, mentre in passato la discriminazione che si voleva prevenire, contenere, punire era quella razziale, etnica, anche per motivi religiosi, adesso invece si è voluto dare molta attenzione a questo fenomeno, perché è anche vero che con l'evolversi dei tempi, queste, come dire, certe realtà sono venute più fuori. Magari prima chi viveva una sessualità un po', diciamo, non tradizionale, usiamo questo termine soft, se penso così non urtiamo la sensibilità di nessuno, come dire, non veniva magari tanto allo scoperto. Adesso con grande serenità viene fuori tranquillamente l'identità sessuale. Infatti la norma, il DDL Zan, nell'articolo 1, contiene le definizioni e contiene anche tra le varie definizioni cos'è il genere, cos'è l'identità sessuale e la percezione soggettiva che la persona ha della sua identità sessuale. Aspetti penali. È stato innovato l'articolo 604 bis, nel senso che è stato esteso ciò che già la norma prima puniva per motivi razziali, etnici, a condotte discriminatorie o peggio violente commesse per questioni legate al sesso, al genere, all'identità sessuale e all'identità di genere. E la norma punisce due condotte. La prima è chi fa propaganda, cioè chi diffonde in pubblico, chiaramente in televisione, in un'intervista, in una piazza, chi diffonde appunto idee discriminatorie. La norma è un reato cosiddetto di pericolo, cioè anticipa in questo caso la tutela all'atto discriminatorio effettivo che viene compiuto. Il secondo comma, che prevede invece una pena molto più consistente, molto più grave, commette, e infatti la rubrica della norma è istigazione a delinquere, punisce invece chi commette atti di violenza o istiga a commettere atti di violenza basati non solo più su questioni razziali, discriminazione razziale, etnica, ma anche su discriminazioni legate a motivi legati al sesso, al genere o all'identità di genere o all'identità sessuale. L'articolo 604 ter non è altro che un aggravante, va a raddoppiare le pene per i delitti che siano stati commessi per motivi appunto di discriminazione. Faccio un esempio: se io picchio una persona e la picchio esclusivamente perché è gay, è lesbica, è transessuale,
Allora, la pena che io prendevo, se il giudice mi doveva dare 4 mesi, me la raddoppierà e me ne darà 8. Ci sono due cose che voglio segnalare se questo provvedimento diventerà legge. Uno, che è stata istituita la giornata nazionale contro l'omofobia, che sarà, se questo provvedimento andrà in porto, il 17 maggio. E inoltre è previsto una condotta riparatoria. Cosa significa? Che qualora ci sarà la condanna che il giudice dovesse infliggere all'imputato perché ha istigato a delinquere o a commettere atti di violenza o ha fatto propaganda per motivi basati, come abbiamo detto, sull'identità sessuale, di genere, eccetera, è previsto che la sospensione condizionale della pena, che cos'è la sospensione condizionale della pena? È un bonus, un benefit che si dà a chi è incensurato e subisce la prima o la seconda condanna. Il giudice la può sospendere, cioè non si va in carcere, ti perdona, però in questo caso è prevista un'attività riparatoria, un'attività di volontariato. È una cosa apprezzabile perché porta il soggetto che è stato condannato a riflettere sul suo gesto, a fare qualcosa per gli altri, per la collettività. Quindi mi sembra una norma da questo punto di vista che francamente mi piace, è auspicabile. Bene, perfetto. Tu che cosa ne pensi? A me ha colpito un commento nella chat, il follower che dice: ma se io mi fingo gay... Sì, l'ho letto, bello. Bello. E dico di essere stato insultato, e là è un bel quesito. Là penso che comunque... se l'accusato, quindi in giudizio, adduce questa difesa, penso che si apra lo scenario per una consulenza tecnica e quindi la somministrazione dei test per andare effettivamente a verificare se tu sei gay o meno. Anche se là dovrebbe... Ci sono dei test psicologici? Sì, la somministrazione, sì. Così come per esempio per quanto riguarda la PAS. L'accertamento della sindrome da alienazione familiare, l'alienazione parentale, ti somministrano dei test per verificare se effettivamente i figli sono stati oggetto di coercizione da parte di un genitore ai danni dell'altro. Quindi attenzione, perché sì, i test psicologici sono molto penetranti, però non si può negare che questa tema, questo spunto sia molto interessante, ci potremmo fare una puntata successivamente, benché questa legge punisce questo DDL Zan, che io quando l'ho sentito la prima volta, DDL Zan, pensavo si trattasse di qualcosa di cinese, DDL Zan, tende a, come si chiama, a tutelare anche le persone bisessuali, quindi quelle che non hanno una marcata identificazione omosessuale, quindi attenzione, perché la platea, o meglio gli scenari sono ampi. Beh, comunque avete capito, è un tema molto delicato. Infatti, leggendo dalla chat, ho visto che si è già sollevato subito il problema. Angelo ha detto questa parola potrebbe essere bannata. Vedete, comprendere il contesto delle parole. Il contesto delle parole è problematico. Perché tu dovresti spaccare la testa in due di chi li ha dette per dire che cosa volevi dire, perché se tu dici... Sapete che la parola negro, che voi accusate, è una parola dal vocabolario Treccani che deriva da Niger, cioè colui che viene dalla Nigeria, e quindi è appunto ha una origine etimologica. Ora, il punto qual è? È che di questa parola poi si è fatto un uso dispregiativo. Guarda, e allora le parole che nascono con un intento del tutto neutro possono diventare dispregiative. Hai detto bene tu, è il tono importante, perché un conto è dire una persona è un negro, un conto è dire sei un negro con una faccia dura, insomma l'atteggiamento conta molto. Ma quello che è da capire, che a mio avviso questo reato si va a configurare proprio quando c'è una propaganda, quindi un'attività in pubblico, non è il problema di dire una frase a tu per tu, anche perché sarebbe poi difficile provarlo. Il problema è proprio quello della propaganda, della diffusione. Ho letto una sentenza, per esempio, di un leader politico, non facciamo nomi ovviamente,
che è stato condannato per questo 604 bis prima di questa riforma, che ancora ovviamente non c'è, perché aveva nei confronti di una minoranza etnica, aveva usato termini del tipo siete una comunità riottosa al lavoro, siete una comunità dedita ai furti, è stato condannato per il reato di propaganda, perché appunto in pubblico, in un'intervista, aveva tra virgolette messo in cattiva luce un'intera comunità, probabilmente forse era una comunità sinti, non lo so, non ho letto nello specifico, è questo quindi che la norma vuole punire il cattivo esempio che si finisce col dare quando in pubblico si propagandano idee fondate sulla discriminazione razziale, etnica e probabilmente sessuale, se questo provvedimento dovesse poi, ancora non è legge chiaramente. Il problema di questa, di questo tipo di normativa è molto concreto. Si potrebbe, cioè si apre il corso al cosiddetto processo alla intenzione, senza considerare l'esempio che avevi fatto poco fa tu, Angelo, che io posso darti del negro con un tono, come si dice, con un tono spregevole per semplice scherzo. E quindi come vai a dimostrare che io scherzavo? Come vai a risollevare il problema a risolvere il problema del cosiddetto ioci causa che ci insegnavano all'università? L'approvazione al Senato potrebbe risolvere tanti di questi problemi. Attenzione, perché fare il processo alle intenzioni, perché qua si tratta di fare un processo alle intenzioni, dice, con che l'ha detto, esatto, con che intenzione l'ha detto, come fai tu a capire che io... E questa è la parola giusta, un processo alle intenzioni. Come fai a dire che io ti volevo offendere? Ci sono due follower che scrivono due cose interessanti. Superfrax dice, è possibile che la prima parte della norma è dedicata principalmente ai personaggi pubblici nonché politici. Nessuna norma penale è destinata ad una norma, ad una persona in particolare o ad una categoria, perché la legge penale la dobbiamo rispettare tutti. Diciamo che un personaggio politico, un personaggio pubblico, per la sua visibilità è più esposto a finire sotto processo rispetto a un Maurizio qualsiasi che magari in pubblico si mette a fare apprezzamenti del genere. Quindi la norma riguarderà tutti se entra in vigore. Un'altra persona, prima mi sfuggiva il nome, chiedeva se sostanzialmente queste leggi sono se il legislatore si fa influenzare anche dall'opinione pubblica, dal momento sociale particolare. Assolutamente sì, secondo me assolutamente sì. Pensiamo al codice rosso, che ha inasprito le sanzioni per lo stalking, i maltrattamenti in famiglia. Sono tutti provvedimenti di legge che vengono adottati sulla scorta del momento particolare. In Italia sappiamo, purtroppo c'è un femminicidio ogni giorno, forse anche più di uno al giorno, e quindi è chiaro che l'opinione pubblica preme e il legislatore interviene, il governo interviene, il Parlamento interviene, si fanno leggi che non possono non risentire del mutamento dei tempi e della pressione sociale su determinati argomenti, quindi sicuramente sì la risposta. Beh, comunque l'argomento è molto delicato, qualora il decreto dovesse, o meglio il disegno dovesse passare anche al Senato ne torneremo a parlare. Oggi però abbiamo un altro tema abbastanza delicato, che è quello delle nuove misure sul contenimento della pandemia. Sapete che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio, quindi sicuramente quello che sappiamo per certo è che, o meglio, che sappiamo per certo è che è ancora incerta la proroga del coprifuoco. Sappiamo che ancora c'è stato un grosso scontro al governo con Salvini, che lo voleva togliere, e alcune regioni che lo volevano togliere. Draghi invece ha preferito mantenere delle vecchie misure, soprattutto il coprifuoco, promettendo probabilmente che a giugno o a inizi luglio lo posticiperà, anche per dare un po' di ossigeno probabilmente ai locali. Mentre invece le notizie più buone... Si potrebbe fare un'oretta in più forse? Anche solo sì, un'oretta mentalmente da un po' di soldi. Ma soprattutto nella stagione calda. Sì, nella stagione calda, è chiaro. Si allungano i tempi. Quell'oretta in più potrebbe essere utile. Assolutamente no. E poi io non comprendo un virus che a mezzogiorno è distratto e la sera invece no. Cioè noi riduciamo, ma se è una questione di
percentuali di possibilità. Allora, a questo punto, mettere il lockdown a mezzogiorno ha lo stesso senso di metterlo a mezzanotte, e a quel punto... Io, questo diciamo è vero, questo è vero, però io una riflessione la faccio. Secondo me c'è l'idea in chi ci governa che la sera ci si lascia andare di più. Questo secondo me è uno dei motivi. Mio avviso c'è un altro. Qual è la discriminazione nei confronti dei giovani? Popolo della notte. Del popolo, dei giovani, perché secondo me il fare il lockdown è più che altro rivolto a chi, i giovani, stanno in stretto contatto, a differenza degli anziani, che comunque mantengono una certa distanza. I ragazzi si sanno, si toccano, si baciano, si uniscono in tutti i modi, si picchiano, cioè c'è un contatto maggiore. Noi giovani, siamo molto più vicini l'uno all'altro, proprio fisicamente, dico. E poi facciamo gruppo, mentre invece gli anziani no. Quindi c'è una particolare attenzione nei confronti dei giovani che escono la sera, e allora si ritiene che siano loro gli untori, almeno c'è una presunzione relativa che il contagio possa derivare dai giovani. Voler applicare il lockdown di notte e non di giorno vuol dire che è il popolo della notte che contagia e non quello del giorno. Comunque, possiamo giocare a pallone da lunedì? Dal 26 sport all'aperto anche di contatto. È ufficiale, chi può organizzi un calcetto, un calciotto, anche un calcio a 11, si può fare. Secondo delle stime, pare che torneranno a giocare 422 milioni di italiani a calcetto. Davvero? Sì. Meno uno? Meno uno, certo. Meno uno. Su una popolazione di 61 milioni di italiani dovrebbero tornare a giocare a pallone 422 milioni di persone. E poi ci sono gli spostamenti. Perché faranno 4 partite al giorno. Beh, fantastici. E poi ci sono gli spostamenti tra regioni. Vengono finalmente riattivati gli spostamenti per scopi turistici, per dire. Ci si potrà spostare tra due regioni gialle, come era prima di Pasqua, oppure anche tra le regioni rosse e le regioni arancione, a condizione che ci siano 3 requisiti: o si è fatto un tampone nelle 48 ore successive, o si è 48 ore precedenti. Nelle 48 ore precedenti, o si è guariti, si è avuto il Covid e si è guariti negli ultimi 6 mesi, quindi se vi siete contagiati prima di 6 mesi non rientrate in questa categoria, oppure avete, qual è la terza? Avete concluso il ciclo vaccinale, quindi giusto il vaccino. Le due dosi per le persone normali, diciamo così, la dose di copertura per chi ha avuto il Covid ed è passato un po' di tempo. In buona sostanza, ragazzi, se avete conseguito il cosiddetto pass vaccinale, sì, cioè la certificazione verde, vi potete muovere anche nelle regioni rosse. Vedi che i negazionisti avevano ragione, ci metteranno un chip. Attenzione, attenzione. Avevano quando ragione. Parliamo di negazionismo, siccome abbiamo parlato del DDL Zan, teniamo fuori Shoah e roba varia. Sì, sì, no, per carità, oggi è una giornata che... Bisogna muoversi, se sei sulla cosa di cristallo. Se fai cadere qualcosa, sì, fai danni irreparabili. La libertà d'espressione non esiste, ragazzi, no. A proposito, c'è un nostro... seguace, anzi seguitore, non a me sappiamo, follower, dobbiamo scusa, seguitore è una parola che non ha non amo l'inglese io per questo, scusami. Creiamo un neologismo, leggettini, li chiamiamo. Allora, questo è la leggettino, ti ha chiesto, avvocato, ma il coprifuoco non è una violazione della libertà personale? Quasi, più che di diritto, quasi si va a parlare di filosofia del diritto. Vabbè, è una violazione della libertà personale, però anche la stessa Costituzione prevede delle deroghe alla libertà personale. Cioè, non è che ci sono dei principi sacri. Sapete, l'unico principio della Costituzione invalicabile qual è? Ce n'è uno solo che non può essere derogato: la democrazia. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
L'unico articolo della Costituzione che non si può né modificare né derogare è questo. Tutti gli altri possono, eppure le libertà fondamentali, secondo i costituzionalisti. Però l'articolo 139 della Costituzione, che stabilisce i procedimenti di revisione della Costituzione, non dice che la libertà di movimento possa essere inderogabile, ma lo dice lo stesso articolo, qual è il 20... 4, va, sì. 24. Che per ragioni di salute si può limitare la libertà di circolazione. Ora, perché il diritto alla salute è un altro di quei diritti costituzionalmente tutelati. Sono di pari rango. Quindi ci sono dei diritti principali, diciamo, più forti di altri, che consentono a diritti comunque costituzionali di essere compressi. La libertà di circolazione è compressa dal lockdown perché c'è un diritto superiore, che è la salute collettiva, che lo può... Ma non è che dice, ma è un DPCM, no, è la Costituzione che lo dice. La Costituzione dice la libertà di circolazione può essere derogata se c'è un motivo di salute. E chi la fa la deroga? Certamente non la Costituzione, la fa una legge. Il decreto legge del governo Draghi è un atto avente valore di legge, quindi è costituzionale, assolutamente costituzionale. Corretto? Assolutamente. Dovremmo chiamare qualche costituzionalista, però. Dovremmo parlare, però io ritorno al discorso del buon senso. Cioè, ragazzi, stanno morendo persone, stanno soffrendo. Noi, io e Maurizio, abbiamo questo esempio in casa. Non possiamo abbassare la guardia. Se avete a cuore la sorte dei vostri cari, dei vostri nonni, dei vostri genitori anziani, dovete purtroppo subire queste restrizioni, lo facciamo per il bene di tutti, è inutile. Così come, ritornando al DL Zan, ma mi sto zitto, io ritengo che nella mia coscienza non ci dovrebbe essere bisogno di una norma del genere. È vero che non ci dovrebbe essere bisogno neanche della norma che punisce l'omicidio, ma possono capitare il preterintenzionale, il colposo, eccetera, eccetera. Però non si può arrivare a dettare una legge perché io faccio una discriminazione nei confronti di un'altra persona. È assolutamente inconcepibile. Sì, sì. Vogliamo mandare una videoconsulenza mentre passiamo da questo argomento ai prossimi? Buongiorno avvocato, la ringrazio per il suo profilo Instagram, per il lavoro che fa e per il sito Legge per Tutti. La mia domanda è: se so che il mio titolare non paga i contributi INAIL, INPS e Cassa Edile e ho la prova cartacea di questo, come posso procedere? Devo fargli causa? Nel caso io decidi dimissioni e non mi pagassi il TFR, come procedo? Grazie mille, tanta stima e questa è la legge. Ok, allora la questione è un po' complicata, cerco di essere il più semplice possibile. Allora, se non ti pagano i contributi, che è un obbligo del datore di lavoro che peraltro superati 10.000 euro costituisce reato, allora tu puoi innanzitutto interessare l'INPS, cioè vai all'INPS e fai una denuncia, tra virgolette, non in senso penale, fai una denuncia, dichiari all'INPS che non ti stanno pagando i contributi e ti accerti che l'INPS si attivi per recuperare i contributi. Se tu lo fai entro 5 anni la tua pensione non viene toccata. Se invece tu non ti attivi, non vai all'INPS e non fai la denuncia dell'omesso versamento dei contributi, purtroppo perdi il trattamento pensionistico. Però attenzione che tra poco ti dirò come deviare questo problema. Se non ti piace l'INPS perché ti stanno antipatici i dipendenti, puoi andare anche all'ispettorato del lavoro, puoi scegliere tra l'una e l'altra soluzione. Allora, che fare se vai all'INPS? Se tu vai all'INPS e ti accerti che l'INPS diffida il datore di lavoro, come ti ho detto, la tua pensione è salva. Se però ti dimentichi di andare all'INPS, purtroppo dopo 5 anni hai perso il trattamento contributivo, quindi vuol dire che per quegli anni che non ti sono stati versati i contributi hai perso la pensione. Ma la puoi recuperare in che modo? Puoi chiedere una sorta di rendita vitalizia all'INPS, che è proporzionale ovviamente alla perdita, ma sicuramente non corrisponde alla pensione che hai perso, oppure puoi riscattarla, cioè facendo un'integrazione tu stesso. Tieni conto che c'è stata un'interessante sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Tu pensa che un tempo
per l'omesso versamento dei contributi, lo Stato si rivaleva in via solidale sia contro il datore di lavoro che contro il dipendente. Diceva: sei pure tu responsabile, che era un paradosso. Poi sono intervenute le sezioni unite e hanno detto giustamente: no, se il dipendente non ne sapeva nulla e questo è avvenuto all'oscuro suo, allora chiaramente lui non è responsabile. Ma se il dipendente lo sa, e come lo sa? Perché il datore di lavoro gli sta versando l'intera busta paga, compresi i contributi, quindi all'ordo, e quindi lui se li sta pigliando, poi dopo, quindi pure lui è responsabile. Quindi in questo caso, nel tuo caso specifico, quindi tu vai all'INPS, fai una denuncia dell'omesso versamento dei contributi e dopodiché, diciamo, sarai salvo. Controlla però che l'INPS invii la diffida. Vi ricordo sempre il numero in sovraimpressione per mandare i vostri video. Ah, poi la seconda parte della domanda è: come faccio se non mi viene versato il TFR? Beh, allora intanto puoi fare la stessa identica cosa, puoi andare all'ispettorato del lavoro, promuovere un tentativo di conciliazione in sede monocratica e eventualmente verificare con il datore di lavoro se c'è un incontro, un accordo, e dopodiché, e così diciamo, il verbale ha il valore di una sentenza, cioè si dice che è un titolo esecutivo, vuol dire che se non ti paga poi gli puoi fare pignoramento senza dover andare a fare la causa, altrimenti vai da un avvocato e gli farà un decreto ingiuntivo. Sappi però che se l'azienda poi non ha nulla e magari fallisce, tu questi soldi non li hai persi perché li puoi ottenere dall'INPS, cioè un fondo di garanzia che ti copre. Se però l'azienda non può fallire perché non hai i presupposti soggettivi per fallire, perché non è che tutti falliscono, ad esempio ci sono piccole aziende e gli artigiani che non possono fallire, allora in quel caso basta che tu vai a fare un pignoramento, il pignoramento è negativo perché chiaramente se ottieni i soldi hai risolto il problema, ma se non dovessi ottenerli neanche col pignoramento, di nuovo puoi andare al fondo di garanzia. Quindi ripeto. Per ottenere il TFR o fai un tentativo di conciliazione all'ispettorato del lavoro o chiami un avvocato che gli fa un decreto ingiuntivo all'azienda. Se al decreto ingiuntivo non ti paga, gli fai un'istanza di fallimento. Se fallisce, te li paga l'INPS. Se non fallisce perché non hai i requisiti per fallire, ugualmente te li paga l'INPS, ma in questo caso devi prima tentare un pignoramento. Quindi mi sembra sintetizzato. Anche se ultimamente, la Corte di Cassazione, c'è stata qualche pronuncia della Corte di Cassazione che dice: attenzione, lo devi far fallire. O comunque dici: non basta che tu fai i pignoramenti e che vadano negativi nella sicurezza che è un soggetto non fallibile. Devi comunque fare il ricorso in sede fallimentare ed attendere la pronuncia di rigetto da parte del tribunale fallimentare che dica appunto: questo tizio non può fallire. Allora, sulla scorta di questo provvedimento puoi andare a chiedere l'intervento del fondo di Perfetto. garanzia. Quindi sì, in effetti è un po' farraginoso se il datore di Sì. lavoro non è, come si dice, non è, Non è non c'è, solvibile. non è solvibile, benissimo. Ragazzi, vi ricordo che lunedì prossimo ci saranno i ragazzi del Cerbero, me l'hanno promesso, quindi faremo qualche domanda particolarmente piccante. Davide, se ci senti, abbiamo qualche problema dalla regia, mi sembra, perché c'è un Ho cambio finito di... le Ha batterie. finito le batterie del microfono, perché abbiamo dei microfoni di ultima generazione, mica siamo gli speaker audio che abbiamo quel microfono, noi abbiamo Il cono gelato, no, il questo microfono qua, gelato. questo piccolissimo marchingegno, sapete che lo usavamo in Rai quando facevo Uno Mattina, Tempo e Denaro, avevamo proprio questi bei microfonini, quindi ritrovarli qui a Cosenza, nella mia piccola realtà di Twitch, è davvero un grande onore, e di questo devo ringraziare il nostro regista che in questo momento sta cambiando le pile al microfono di Maurizio e dovrebbe aver Sono pronto, finito. sono pronto. Ugo è un ma Se è mi mandi una un videoconsulenza, dimostro subito che ci sono. Vai. Buonasera, avvocato. Volevo chiederle, se io vivo presso mio padre e ho 23 anni e ho lavorato in precedenza, quindi sono disoccupato, ma sono disoccupato per causa di forza maggiore perché ho subito prima un infortunio sul lavoro che mi ha tenuto lontano dalla professione e successivamente in virtù di un'operazione che è durata un lungo periodo e un'operazione anche abbastanza debilitante, ora non scendo nei particolari. Ora, data la mia impossibilità di lavorare, direi anche per forza maggiore,
mio padre in questione iniziasse a fare delle violenze di tipo psicologico, essendo pressante e magari rinfacciandomi la mia situazione ogni giorno in maniera molto grave, anche magari delle volte insultandomi pesantemente, gratuitamente, e ovviamente spingendomi ogni giorno alla reazione, quindi provocandomi, io, secondo lei, potrei denunciare o potrei comunque fare qualcosa, perché la situazione non è un caso sporadico ma si sta protraendo comunque per diverso tempo, e nonostante abbia provato mille mediazioni, mille modi per cercare di fargli capire la mia situazione, lui ancora la rinfaccia contro di me, e io non so più se nelle litigate dover tenere testa oppure lasciar fare, perché nel momento in cui io mi estrometto dalla discussione, lui prende e inizia a diventare delle volte anche oppressivo, fino a sfiorare l'atteggiamento violento, nel senso provocazioni a volte anche fisiche. Cosa potrei fare? E questa è la legge. Allora, innanzitutto mi dispiace per la tua situazione familiare, certamente non facile. Cosa puoi fare? Se viene da me una persona e mi rappresenta questo quesito, io gli direi di fare una denuncia per maltrattamenti in famiglia. È un reato grave e purtroppo non si torna indietro, questo te lo devo dire, nel senso che se si denuncia per maltrattamenti in famiglia poi non è tecnicamente possibile ritirare la denuncia. Quindi una volta fatta la denuncia il processo si farà, ed è un processo grave perché la pena va da un minimo di 3 anni a un massimo di 7, anche se normalmente si dà il minimo. Tecnicamente, da un inquadramento giuridico, in quello che tu mi dici, il maltrattamento in famiglia c'è non solo quando tuo padre pone in essere degli atteggiamenti violenti, ma anche un atteggiamento prevaricatorio, offensivo, umiliante nei tuoi confronti. Quindi tecnicamente, da quello che tu mi dici, ci stanno tutti. Perché scatti il reato di maltrattamenti in famiglia, che è un reato abituale, cioè che richiede una certa reiterazione della condotta delittuosa, possono bastare anche 2, 3, 4 episodi, ma è chiaro che soprattutto se ravvicinati nel tempo. Insomma, più ne commette tuo padre, più si espone alla commissione di questo reato. La tutela è questa qui. E poi ovviamente se scatta questo processo, siccome siete conviventi, ci potrebbero anche scappare delle misure cautelari, cioè a dire nella pendenza del processo, nel corso delle indagini o nel periodo che intercorre tra la denuncia e la definizione del processo, potrebbero essere adottate delle misure cautelari, per cui... Questo è l'alugettino, ci dice, ma quando si fa una denuncia per maltrattamento in famiglia, nell'immediato cosa succede? Nulla? Nell'immediato cosa succede? Dipende dalla gravità del fatto. Se ci sono condotte fisicamente violente, molto pericolose, quindi si fa una denuncia con tanto di certificati medici, si può ottenere anche il cosiddetto ordine di protezione, c'è una misura cautelare specifica per questo reato, che è l'allontanamento dalla casa familiare, cioè per tutti i reati gravi ci sono le misure cautelari, il carcere, i domiciliari, l'obbligo di dimora, il divieto di dimora in un comune, l'obbligo di soggiorno fuori regione, insomma varie misure cautelari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e ce n'è uno particolare proprio per questo reato, che è l'allontanamento dalla casa familiare. Un bravo avvocato ti aiuta nel redigere una denuncia e può chiedere al pubblico ministero che venga adottato l'allontanamento dalla casa familiare fin quando non si farà il processo. Quindi la tutela c'è, è una tutela molto efficace, devo dire. Ok, facciamo una nuova videoconsulenza. Un attimo solo, perché c'è da ringraziare Ugo, devi ringraziare Davdo78, non so se hai notato. Che dice? Ci ha mandato un grande Ugo scritto a caratteri cubitali. Io rispondo in nome e per conto del mio assistito un Ugo, altro grande, ho ricevuto espresso mandato. Un altro grande questo è la leggettino. Vai. Buongiorno avvocato, questa mattina sono presentati 2 addetti al recupero credito che pretendevano il pagamento di una bolletta del gas risalente al 2011. Vorrei sapere se si ripresentano, come dovrei comportarmi? Questa è la legge, grazie avvocato. Posso rispondere io? Vai, è tua, è mi mia. Piace. Aggiudicata. caro amico, se si dovessero ripresentare, attenzione perché ci sono sbatti sulle corna, se si dovessero ripresentare tu puoi mandarli direttamente alla porta, perché una bolletta del gas
del 2012, se ben ricordo, se ho capito male, si è ampiamente prescritta. Benefico, no? E se si presentano personalmente vuol dire che non hanno fatto atti interruttivi della prescrizione, quindi stai tranquillo, non pagare, non devi pagare. Considerate che però per le bollette del gas emesse dopo il 2 marzo del 2018 la prescrizione non è neanche quinquennale, è diventata biennale, quindi ancora più tranquilli. Bene, bene. Un piccolo break per parlare di nuove tasse, ve l'avevo promesso all'inizio. Di che cosa si parla? Beh, reintroduzione della tassa prima casa. Chi lo dice? Beh, non certo io, perché ho la prima casa. Non lo dice certo nessun italiano dotato di buonsenso, né tantomeno i politici che hanno a cuore la loro sedia. Lo dice invece l'OCSE, l'organizzazione internazionale a cui facciamo parte anche noi, sulla cooperazione economica. Dice l'Italia deve tornare a tassare la prima casa, come era prima del 2016. E questo perché non ha i soldi per far fronte al suo debito pubblico. E visto che la prima casa ce l'hanno circa il 75% degli italiani, è come dire tassiamo di nuovo la macchina, perché la macchina ce l'hanno tutti, quindi il bollo auto è una tassa che, per modo di dire, è la tassa sull'auto, è la tassa sull'essere italiano, no? Come tassare la pizza, tassiamo la casa, è un bene che ci hanno tutti. E quindi l'OCSE vorrebbe che l'Italia ritornasse a tassare la prima casa. Qual è il problema? Il problema è che parlare di tasse in questo momento vuol dire perdere non soltanto la poltrona, ma probabilmente anche la testa. Quindi nessuno ne parlerà, soprattutto in questo periodo, che la stessa Comunità Europea ha detto non parlate di tasse agli europei in questo periodo, e vorrei vedere bene. Però il problema sarà quando ci sarà la ripresa, probabilmente qualche sacrificio verrà chiesto. Non sappiamo se il sacrificio lo dovremmo fare noi, i nostri figli, i nostri nipoti, ma il debito purtroppo non è come un tempo che lo Stato batteva moneta. Oggi lo Stato non batte più monete e se ha bisogno di soldi le deve purtroppo chiedere a noi. Oggi vi ricordo, giusto per rimanere in tema di prima casa, che la prima casa non è, o meglio, non si parla di prima casa, non usate questa espressione perché non è corretta. L'abitazione principale, l'abitazione, perché se no uno dice non si tassa la prima casa, quindi se io compro la seconda vuol dire che pago le tasse sulla seconda, vado a vivere sulla seconda e non pago le tasse sulla prima. No, non è così. Non viene tassata la prima casa, l'abitazione principale. Perché sì, abitazione principale, sono necessari due requisiti fondamentali. Ricordatevi, scrivete: residenza tua e del tuo gruppo familiare, nucleo familiare, e dimora abituale nella tua residenza. In termini pratici vuol dire che devi essere residente al comune in quella casa, e non basta che ci sei residente, perché se no io sono residente alla casa al mare ma vivo in città e non pago le tasse sulla casa al mare. No, ci devi anche vivere, e non basta che ci vivi un mese l'anno, devi essere l'abitazione, la dimora abituale, cioè ci devi vivere per gran parte dell'anno. In questo modo si è voluto evitare che i furbetti, appunto, mettessero una residenza falsa in un immobile solo per non pagare le tasse, peraltro residenza falsa anche che è un falso in atto pubblico, perché il registro dell'anagrafe è un atto pubblico, quindi andare a dichiarare di essere residenti alla casa al mare per poi vivere in città è un reato, quindi mi raccomando. E il secondo problema è la tassazione, vi dicevo, sui conti correnti. Parliamo di tassazione tra virgolette, non è una vera e propria tassazione, però sarà una sorta di prelievo forzoso, e questo purtroppo è già quasi in atto. Perché vi spiego. Nonostante il lockdown abbia portato un maggiore impoverimento degli italiani, gli italiani, come sempre, rispondono ai momenti di crisi con la loro arma più tradizionale, cioè il risparmio. Quindi, dati abbi alla mano, i conti correnti si sono ingigantiti di oltre il 20-25%, tranne il tuo, tranne La il suo vittoria della che ha comprato tassazione. tutto quanto su No, 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 Amazon. non ho comprato nulla. Ah, però. E mi ritrovo sempre al limite dei 400-500 euro. E lui, quello là, lo puoi inquadrare? Ugo, scusa, quello lì, eccolo, mi prende in giro. Dici, ma che ci fai con questi soldi? Ma che ci fai con questi soldi? Ah, beh, comunque. Discriminazione, questo è DDL Zan. Comunque, ragazzi, allora, in buona sostanza, secondo l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiani, i conti correnti sono più ricchi di tutti gli italiani, sono più ricchi di circa il 22%. Che succede? Che le banche non hanno i forzieri per tenere tutto questo denaro. Pensate davvero al denaro così, in questi sensi, e quando c'è un eccesso di liquidità, le banche lo devono depositare alla BCE.
servizio che la BCE si fa pagare. E quindi quanto se lo fa pagare? Allo 0,5%. Vuol dire che applica un tasso di interesse negativo, vuol dire che si fa pagare per questo servizio. E chiaramente la banca che deve poi scaricare i costi sui contribuenti, che dice: beh, io fino a ieri un conto corrente ti ho fatto pagare giusto le spese di gestione, ti ho dato gli interessi attivi, adesso ti chiedo gli interessi passivi. Vuol dire che per tenere i soldi la banca ti chiederà più soldi rispetto al passato, e in più stanno aumentando i costi delle commissioni, pagamenti con carta di credito, con bancomat, prelievi fuori dallo sportello, RID e tutte le altre attività che voi fate in banca. Stanno aumentando notevolmente, si parla di un costo di circa 200 euro medio a famiglia, che non è poco, assolutamente non è poco. Peraltro considerate che dal 1 gennaio 2022 aumenta la soglia della traccia, diminuisce la soglia della tracciabilità. Vuol dire che se fino ad oggi voi potete pagare cash in contanti fino a 1.999,99 euro, e da 2.000 euro in poi potete usare gli strumenti tracciabili come bonifico, carta di credito, carta di debito o assegni trasferibili, scusatemi, assegni non trasferibili, questa attività dal 1 gennaio 2022 non potete più farla. Cioè dal 1 gennaio 2022 potete pagare in cash solo fino a 999,99 euro, ma da 1000 euro in poi, ad esempio, se vi comprate un televisore dovete andare con carta di credito. Quindi addio contanti, più pagamenti elettronici, più soldi che spenderete, più commissioni bancarie. Insomma, se non la chiamate questa una fregatura, che cos'è? Prossima videoconsulenza, e vi ricordo il numero in sovraimpressione con cui noi vendiamo i materassi a... Questa è la legge. Senti, questo fatto della criptovaluta di il turbone o il beresista, non so come si posso legge. Nascondere i miei soldi per criptovaluta. eludere. Io personalmente. Beh, guarda, cioè la questione è questa: tu mi stai dicendo un problema gravissimo. Le criptovalute non sono tracciabili. Quindi che significa? Significa che nel dark web, cioè voi in questo momento, io lo so come dite: ah, che bello, ci sono le criptovalute, posso evadere le mie 100 euro di tasse al mese, posso dare i soldi alla mia fidanzata o riceverli da lei senza dover fare giustificazione all'Agenzia delle Entrate, posso fare il mio lavoretto in nero. Ok. Per salvare i vostri 100 euro della dichiarazione dei redditi si stanno aprendo le porte ad un'infinità di reati. La criminalità organizzata, mafia, camorra, 'ndrangheta stanno utilizzando le criptovalute per milioni e milioni di euro, sfuggendo ai controlli. Si sta rovinando l'economia mondiale perché le criptovalute non sono tracciabili. E quindi è come dire, cioè, è come per salvare un centimetro quadrato, meglio che è paghi 100 meglio euro. che paghi queste tue 100 euro, A meno che non fai come Totò, ma è sempre sempre sotto sotto la sotto mattonella. la mattonella. Cioè, la criptovaluta è vero, non è tracciabile, non correte nessun rischio, non pagate neanche voi le tasse. Ma come non le pagate voi su 1000 euro che guadagnate? Non le paga su milioni di euro la criminalità organizzata. Ora giudicate voi che cosa è meglio. No, non lo so. Andiamo alla prossima videoconsulenza, perché questo è un argomento molto molto Caldo. delicato e dobbiamo trattarlo sicuramente in futuro. Buonasera, signor avvocato Greco. Allora, io avrei una domanda da porle. Io ho 17 anni, a settembre ne compirò 18. E Vabbè, ma si mi sto ferma la sentendo prossima. con una ragazza che ha 13 anni e a maggio ne compie 14. Sono perseguibile penalmente? Mi Questa è la risponda. legge. Mi risponda, grazie. Allora, questo giovane in amore è fortunato. È fortunato perché innanzitutto se ti senti telefonicamente con una persona, anche se minorenne, non rischi assolutamente nulla. La legge interviene quando si compiono atti sessuali con persona minorenne. Ti salvi per poco, perché se lei è di maggio e tu di settembre, la norma prevede che c'è una violenza sessuale presunta quando tra il minore e la persona che compie atti sessuali vi sia una differenza di età di 4 o più anni. Prima era di 3 anni, è stata modificata da poco, quindi passandole tu, se ho capito bene, 3 anni e 8 mesi, se dovessi compiere atti sessuali con questa ragazza molto giovane, mi auguro di no perché è molto giovane, non rischi nulla dal punto di vista penale, sempre se c'è il suo consenso, ovviamente. Però se ti devi semplicemente sentire, ti puoi sentire Quindi tranquillamente. perdonami,
14 anni, cioè no, lo so perché è una cosa che fa davvero spavento quando si dice la 14enne può stare con un 60enne? Sì, è reato? No. È così, ragazzi. Cioè, da 14 anni in poi scatta l'età del consenso. Può avere rapporti con chi vuole, non è più abuso di minore. Sì, volevo dire due cose. Uno, Scusami. ovviamente perché erano due ragazzi minorenni quelli della domanda. Volevo dire una cosa. Se fate domande così brevi come questo ragazzo, noi abbiamo più possibilità di accontentare tutti. Viceversa, quelle persone che mandano videoconsulenze lunghe 3, 4, 5 minuti ci mettono in difficoltà perché i tempi sono ristretti. Quindi la sintesi da parte vostra e da parte nostra ci consentirà di soddisfare più persone. Questa è la sintesi, Questa è la andiamo. Ottimo, sintesi. amori. Vai col prossimo, questa è la leggettino. Buongiorno avvocato e complimenti per la pagina e per i video molto esaustivi. Speravo di non mandarle nulla di personale, quindi di poter solo visionare i filmati, invece sono costretto a chiederle un consiglio, un aiuto. Ho ricevuto proprio in data odierna, 13 aprile, una diffida di pagamento e costituzione in mora per delle prestazioni di pronto soccorso datate 11 febbraio 2012 a mio carico. Ricordo bene di aver fatto questo ingresso in pronto soccorso, di aver ricevuto un codice bianco e quindi al pagamento del ticket. A me sembra proprio di aver pagato tale somma, ma naturalmente dopo tutti questi anni, ed essendo stato poi comunque un ingresso per una sciocchezza, non penso proprio di avere una ricevuta appunto di pagamento. Ora, la Regione Lombardia può chiedermi il pagamento di 25 più altri 15 euro evidentemente di mora o di pratiche dopo X tempo. Grazie mille. Questa è la legge. Lo può fare. Lo può fare. Amico caro, purtroppo le prestazioni di pronto soccorso si prescrivono in 10 anni e quindi se tu mi parli di una prestazione del 2012, purtroppo va pagato, quei 25 euro vanno pagati. Si potrebbe al limite non contestare, andare a vedere, ma dovrei vedere l'atto, i 15 euro ulteriori. Tu considera che se non hai conservato la prova del pagamento, purtroppo potresti essere costretto a pagare una seconda volta. Questo è un altro principio che ci dobbiamo tenere in mente. Quando paghiamo, dobbiamo conservare fino almeno al termine prescrizionale la prova dell'adempimento. Purtroppo, quindi, ti devo dare una risposta negativa. Considera che anche se si fosse prescritto, questo è un altro discorso generale che va fatto, anche se si fosse prescritto, il creditore può sempre venire a battere cassa. Poi è compito tuo andare a dire non ti pago perché è prescritto. Quindi allo stato la situazione è questa. Rispondiamo a Giugio, Giude, Geo, non so, non riesco a Già, leggere. già, già. Può sempre aspettare fino al 2022 per pagarla così cade in prescrizione. No, una volta che c'è un atto interruttivo della prescrizione, la prescrizione inizia a decorrere nuovamente per altri 10 anni, quindi questo gioco non esiste. Che cane sciun e fesso, dice. Sentite ragazzi, no, questa è la leggettini, è troppo No, complicato. Secondo me no, leggettini è carino. no. Vedi, ci dobbiamo Facciamo, pensare. facci, Ci dobbiamo dobbiamo pensare, pensare. La però mettiamo i voti. accettiamo i Accettiamo voti. suggerimenti. Suggerimenti in chat, come vi volete chiamare. Io proporrei leggettini, è molto carino, è Maurizio, tu che simpatico. cosa dici? Ci devo pensare, Io non mi seguitori, ma per Come? una seguitori, Seguitore perché è dobbiamo usare simpatica. un Perché sarebbe il follower, ma siccome io detesto l'inglese, l'inglesizzazione della nostra lingua, allora dico seguitori. Ciaddini, Ciaddini, sì, Ciaddini, sì, questo Ciaddini, qua. Ciaddini, grande Angiolini è Dado carina 78. pure, Ciaddini, no, Ciaddini, siete d'accordo? Avvo Ciaddini, Avvo Ciaddini. Avvo Ciaddini vi piace? Sì, Ciaddini. Avvo Ciaddini, no, andata, Avvo Ciaddini. Metteremo ai voti tra breve. L'ultima videoconsulenza, ce l'abbiamo il tempo? Vai. Tempo fa pubblicò un video di cui si parlava di una cosa che adesso le richiedo, ma siccome non riesco a ritrovare quel video, gliela ripropongo io questa cosa. Posso rifiutarmi di eseguire un lavoro che il mio caposquadra mi assegna,
Se sono troppo vicino a un'altra persona, sia pure indossando la mascherina FFP2, ricordo di quel video, che ripeto non riesco più a trovare, che parlava proprio di questa cosa, che era possibile rifiutarsi di, per la propria sicurezza, di eseguire un lavoro assegnato dal caposquadra, anche se si indossava la mascherina FFP2. Quindi gliela ripropongo, vorrei una delucidazione. Questa è la legge. Beh, sinteticamente, il datore di lavoro ha l'obbligo di preservare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti e anche addirittura dei clienti sui luoghi del lavoro, e se non lo fa il lavoratore può esimersi dalla prestazione lavorativa perché è considerata un valido motivo, ma solo se c'è un'urgenza specifica in quel momento, se no è un atto di insubordinazione. Ora, la presenza delle mascherine FFP2 è ritenuta però attualmente dalla medicina come una misura, diciamo così, di contenimento del rischio molto elevata. Quindi se i tuoi colleghi di lavoro hanno la mascherina, tu non ti puoi esimere sulla base quindi di una apodittica presunzione che cosa ho detto? No, come si dice in tribunale, come si dice in tribunale, in pugno e contesto. In pugno hai e detto contesto. Apodittico. Ah, io alla prossima non è dirò da me, non è ultroneo. Da me. Di una presumendo che le mascherine non ti tutelino, non è sufficiente. Quindi, se non hanno le mascherine, sì, ti puoi esimere dal lavorare, mentre diversamente no. Beh, mi sembra che. Tra l'altro, perdonami un attimo, ci dovrebbe pure contestualizzare il contesto, il posto di lavoro, perché se è all'aperto, se è al chiuso, se il contatto ravvicinato è oltre il metro o intrametro. E se è prolungato oltre quei famosi 15 minuti, quindi è un po' complessa come situazione e in linea di massima, come dice Angelo, appunto tu devi osservare l'ordine del datore di lavoro o dei suoi sottoposti, diciamo. Beh, a Vociaddini, amici nostri, a Vociaddini, vi salutiamo. A Vociaddini anche alla Romana? No, mi hanno dato il camerata, hai visto? Un'ultima... Soddisfiamo. Un'ultima videoconsulenza, vai. Salve avvocato, le volevo porre un quesito. Io al momento mi trovo in una casa civile con la mia ex compagna, dalla quale appunto è nata una bambina, e siamo appunto alle varie dispute giudiziarie per quanto riguarda mantenimento, regole base di visita, di pernottamento e simili. Le volevo chiedere, poiché io l'ho citata in giudizio, dovrò io pagare eventuali spese giudiziarie e inoltre bisogni? Salve avvocato, le volevo porre un quesito. Io al momento mi trovo in una casa civile con la mia ex compagna, dalla quale appunto è nata una bambina, e siamo appunto alle varie dispute giudiziarie per quanto riguarda mantenimento, regole base di visita, di pernottamento e simili. Le volevo chiedere, poiché io l'ho citata in giudizio, dovrò io pagare eventuali spese giudiziarie e inoltre, visto che ci sono state alcune mancanze nei miei diritti, posso chiedere un eventuale risarcimento per le spese appunto da sostenere o simili? Grazie in anticipo e questa è la legge. Allora, guarda, francamente non devi pagare nulla, nel senso che la mia esperienza, che è molto forte sul campo, se mi posso permettere, in tema di separazione, sia separazione classica fra coniugi, sia separazione fra coppie di fatto e quindi affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. La tendenza dei tribunali in questo tipo di giudizio è sempre quella di compensare le spese legali. È veramente rarissimo che una delle due parti venga condannata a rifondere le spese legali all'altro. Quindi nulla di tutto questo, non cambia nulla che sei stato tu ad iniziare il giudizio, non ti aspettare una condanna alle spese legali nel caso in cui qualche tuo diritto sia stato leso. Al limite dovresti agire in separata sede per il risarcimento di eventuali tuoi diritti lesi. Ma è chiaro che mi pare di capire ci sia stato qualche ostacolo da parte della mamma a farti vedere la bambina, posso presumere. Questa è una mia intuizione, lo deduco da quello che tu dici. In questo caso potresti ad esempio fare una querela per l'articolo 388 codice penale, cioè l'inosservanza di un ordine del giudice se tua moglie per il futuro non ti fa vedere la figlia. Ma ribadisco, sulla tua domanda sulle spese puoi stare sereno,
Non mi è mai capitato di vedere condanna alle spese in questo tipo di giudizi. Si sceglie sempre la linea morbida, quella conciliativa, anche in punto di Tu sai spese. che l'ultima persona che ha detto puoi stare sereno l'ha Ah, vabbè. fregato di Poi, brutto, quindi. ovviamente dipende dai tribunali. Nella mia regione, insomma, nei tribunali da me frequentati, è assolutamente così. Poi, non so, paese che vai, usanza che trovi, non è da escludere. Io ormai non riesco più a dire stai sereno dopo No. l'avvicendamento Letta-Renzi. Dire stai sereno vuol dire ti sto pugnalando alle Vabbè, ma io lo spalle. posso dire, non è un mio cliente, quindi pure che sbaglio, non ne rispondo. Vabbè ragazzi, allora a Bociaddini, ci vediamo lunedì prossimo alle 18:30, parleremo di tanti argomenti nuovi, molto interessanti. Intanto vi ricordo ancora una volta il numero che vedete qui sotto per mandarci i vostri video e vi voglio ricordare una cosa, la nostra Costituzione garantisce il diritto di espressione, di dire cose di cui si è d'accordo o cose di cui non si è d'accordo. Quindi tutelare la Costituzione significa soprattutto tutelare il pensiero degli altri, anche quando non siete d'accordo, perché oggi potreste non essere d'accordo, ma domani invece potrebbe esservi molto molto utile. A buon intenditor, poche parole. Questa Questa è è la la legge. legge. Legge.